come noi. Non è possibile odiarsi mai, per chi si ama come noi. Basta sorridere. Contro la Juve un Pescara che non ha sfigurato. Non è stato un brutto Pescara quello che abbiamo visto contro la Juventus di Massimiliano Allegri, anzi, l'impegno era proibitivo e dunque non era in gioco il risultato, scontato e a favore dei bianconeri, ma qualcosa di più forse. Capire se il Pescara avrebbe tenuto il campo con dignità provando a giocare la partita. Così è stato. Poi ovviamente è venuta fuori la differenza tecnica tra le due squadre che non consente nessun altro paragone. Puoi tifare la Juventus se sei di Pescara e la tua squadra gioca in Serie A? Questa domanda è stato il tormentone della settimana. Ovvero, può una persona che vive a Pescara tifare per un'altra squadra se la propria compagine milita in Serie A? Ci si è divisi su questo, nei bar, in ufficio, allo stadio. Una delle frasi più gettonate in ambito calcistico è che tutto si può cambiare tranne che la squadra del cuore. Proviamo a rispondere alla domanda con un'altra frase molto utilizzata. Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. In arrivo la Roma di Spalletti. Il ciclo infernale del Pescara si conclude lunedì con la sfida contro i giallorossi del capitano Francesco Totti. Non è un mistero che Totti sia il calciatore preferito di Zeman e che la stima tra i due non sia mai venuta meno. Sarebbe bello vedere in campo Er Pupone, come affettuosamente lo chiamano i suoi tifosi. Sarebbe bello se per una partita Spalletti mettesse da parte il suo ego e regalasse a tutti gli amanti del calcio la possibilità di godere delle giocate di Francesco Totti. E sì, perché Totti resterà e nella storia della Roma e del calcio italiano. Di Spalletti invece non se ne ricorderà nessuno. E credo sia giusto così. Buon calcio a tutti.